Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz, dalla piccola cantina degli orrori. Se amate l'horror e non conoscete questo canale, iscrivetevi. Se conoscete questo canale e avete voglia di contribuire e aiutare questo canale con una piccola donazione, trovate il link del Patreon sotto al video. Oggi sono qua per fare la recensione di un film che mi è stato regalato da due cari amici che sono anche due grandi sostenitori di Non Aprite Questo Blog, che sono Sara e Thomas. Uso questo video anche per ringraziarli, anche se l'ho già fatto in privato. Grazie mille, il film mi interessava tantissimo, me l'ero perso, ed è Il Sacrificio del Cervo Sacro. Sta copertina ogni volta mi confonde e la guardo al contrario. Il Sacrificio del Cervo Sacro di Yorgos Lanthimos, spero di averlo detto nel modo giusto. Regista che mea culpa non conosco, non ho ancora visto i suoi film precedenti, so che sono molto interessanti e questo è, diciamo, il primo che guardo, quindi non sono influenzato, diciamo, dalle sue precedenti opere. Farò un percorso all'indietro, probabilmente andrò a vedere i film precedenti, anche se non sono particolarmente horror, credo. Comunque, grazie mille Thomas e Sara per il regalo, e già che ci sono facciamoci la recensione. Non è proprio un film horror, però è piuttosto violento e angosciante, quindi diciamo che se ho potuto parlare di Midsommar e altre opere, facciamocelo rientrare. È un film comunque notevole, ha vinto il premio miglior sceneggiatura al Festival di Cannes nel 2017 e vede la storia di Steven, un cardiochirurgo molto importante, che vive con la moglie, anche lei un medico, insomma ricchi, benestanti, con due figli piccoli, insomma in età preadolescenziale, una maschio e una femmina. Nella vita di queste persone a un certo punto arriva Martin. Martin è il figlio di un paziente deceduto di Steven. Non vi dico altro perché non voglio rovinarvi la storia, la sorpresa. Diciamo che la sceneggiatura è palesemente e dichiaratamente ispirata al Sacrificio di Ifigenia, una tragedia greca che vede... Non vi sto a dire la storia perché, appunto, se vi dico com'è la storia della tragedia di Ifigenia, poi vi spoilerò anche Il Sacrificio del Cervo Sacro. Quindi sappiate che il film è la trasposizione moderna di questa tragedia, con qualche differenza chiaramente, perché Steven è un cardiochirurgo e non è Agamennone, e ci sono delle differenze importanti e sostanziali. Al di là dei significati reconditi della pellicola e della tragedia, su cui non mi voglio soffermare più di tanto, ce ne sono diversi, quello che è stato messo in campo dal regista è un po' quello che era lo scopo della tragedia stessa, cioè quello di mettere in scena una variegata quantità di emozioni e comportamenti umani, dal più abietto al più onorevole. La stessa cosa che veniva fatta nella tragedia l'ha fatta il regista con questo film. Ha fatto la medesima cosa, cambiando leggermente appunto la storia. Infatti uno dei protagonisti, che è Steven, interpretato da Colin Farrell, avrà diversi momenti in cui cambierà molto il suo modo di comportarsi. Diciamo che principalmente è un inetto, ma comunque avrà delle alternanze di generosità, di amore, altre di codardia, e insomma ci saranno vari momenti. Dal punto di vista estetico, Il Sacrificio del Cervo Sacro è un film meraviglioso, molto molto bello, girato bene, montato bene, con grandi attori, è veramente piacevole da vedere. L'altro aspetto davvero molto interessante è la scelta stilistica di utilizzare musiche e inquadrature del tutto decontestualizzate dalla scena, quindi musiche angoscianti in situazioni del tutto normali per tutta la durata del film. Quindi avremo dei campi lunghi, distorti, i personaggi si muovono all'interno di scenari piuttosto desolati. L'ospedale dove lavora Steven e dove succederanno delle robe è sempre molto vuoto, ci sono pochi pazienti, poco personale, è tutto molto desolante e un po' ricorda appunto il teatro. Nel teatro ovviamente hanno pochi personaggi sul palcoscenico. Il film secondo me è molto molto bello, ma è un film che emotivamente non mi ha dato tantissimo, perché, e qua vorrei rispondere a chi di questo film mi ha detto che
gli ha procurato rabbia, gli ha procurato sensazioni respingenti, diciamo, nei confronti del film. Ecco, io non ho avuto questa sensazione, perché il fatto che il film sia palesemente un'allegoria, una metafora, e sia poco credibile da questo punto di vista, perché appunto non è realistico nella sua ambientazione. È strano come questi personaggi si muovono in una sorta di isolamento, di silenzio atipico. Ecco, il fatto che il film abbia questa atmosfera quasi appunto leggermente onirica ha reso le parti più cruente del film, che ci saranno per chi non l'ha visto, molto meno di impatto per me rispetto ad altri film come potrebbero essere Climax, che tra l'altro è tratto da una storia vera. Da un certo punto di vista non mi ha sconvolto più di tanto e non mi ha neanche procurato rabbia. I personaggi che ti fanno arrabbiare in questi film, per cui provi odio, sono solo un tramite per veicolare un messaggio, quindi trovo del tutto inutile arrabbiarsi col personaggio. Detto ciò, i personaggi sono, insomma, mostreranno più o meno a tutti a turno, mostreranno dei lati brutti, ma penso che sia un bel modo di mettere in mostra come appunto gli esseri umani sono composti di tantissimi aspetti negativi e positivi. Comunque, ragazzi, il Sacrificio del Cervo Sacro è molto figo, mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciute ovviamente Nicole Kidman, Colin Farrell, sempre bravissimi. Cioè, comunque l'esperienza si vede, la bravura c'è. Quello che è veramente impressionante è questo ragazzo qua, Barry Keoghan, che interpreta Martin. È giovanissimo, non è un attore che ha tanta esperienza, ed è magnetico, veramente un'interpretazione pazzesca, molto atmosfera del film è creata dalla sua interpretazione, quindi bravissimi tutti, sono felice di averlo visto, ed è un film molto molto curato nei minimi dettagli. Bellissima questa edizione che mi hanno regalato Sara e Thomas, grazie ancora. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate like, commentate, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del Sacrificio del Cervo Sacro, se vi ha fatto incazzare, se non vi ha fatto incazzare, se ne avete capito il senso. Anche se poi a me, cioè, non è che i film devono sempre avere un senso compiuto. Comunque, questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!